Il nostro festival, però, per chi ci conosce, non è una novità, non è soltanto cinema e proiezioni di audiovisivi, ma è anche comunicazione che si muove attraverso l'immagine fissa, la fotografia. E come avrete avuto modo di vedere entrando nel teatro, c'è una mostra allestita, realizzata da un fotografo, Vittorio Daniele, dal titolo Gli Italiani. E abbiamo il piacere di... Sì, una mostra appunto che potete già vedere qui nel foyer del teatro e che successivamente, dopo il festival, verrà allestita sempre all'Ico di Eubea all'interno della Badia di San Benedetto e Santa Chiara e sarà visitabile il sabato e la domenica. E l'artista, il fotografo, di questa mostra è Vittorio Daniele. Molti mi hanno chiesto, ma è un tuo parente? Sì, Vittorio Daniele è mio fratello. Se lo Beh, vediamo, sono uguali, quindi. Diciamo che non potevo negarlo perché insomma molti dicono che ci assomigliamo. Ciao Vittorio! Ciao Vittorio! Ciao Lorenzo, ciao Alessandra, buonasera a voi e ai vostri ospiti. Grazie, grazie Vittorio, benvenuto. Noi stiamo godendo in questi giorni appunto delle tue fotografie. Intanto vorrei brevemente dire chi è Vittorio Daniele. Classe 1965, Vittorio Daniele è un fotogiornalista e direttore della fotografia. Dopo il diploma presso la Scuola del Cinema di Milano nel 1987, lavora come fotografo, documentarista e cineoperatore per grandi opere di edilizia civile in Europa, negli USA e nel Sud America. Tra i suoi più importanti lavori fotografici, il reportage sul movimento studentesco Pantera 90, sull'operazione antimafia Vespri Siciliani, sul pellegrinaggio cristiano a Santiago de Compostela, sulla scolarizzazione dei minori nei campi Rom di Roma e sul terribile terremoto in Abruzzo. Dal 2000 inizia una lunga collaborazione come direttore della fotografia per fiction di lunga serialità in onda sui canali Mediaset e Rai. E allora, Vittorio, come stai? Bene, 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 Lorenzo. Sto Io bene. Quando ho proposto a Vittorio di fare una mostra qui a Licodia, lui ovviamente ha subito accettato. Dopo qualche giorno mi ha chiamato e mi ha raccontato un aneddoto che è molto, molto particolare. Ce lo vuoi raccontare? Perché questo Licodia Eubea in qualche modo ti è ritornato nella tua mente. Ma diciamo che Licodia Eubea mi ha battezzato, nel senso che la prima volta che io ho messo le mani in una tank e ho caricato una tank è stato in mezzo alle tende del cinema parrocchiale di Licodia Eubea, che penso potrebbe essere anche il posto dove ti trovi tu adesso, dove vi trovate voi. Potrebbe sì, essere intanto senz'altro. Vittorio, non diamo per scontato che il pubblico sappia cos'è una tank. Una tank, per chi è un nativo analogico come Vittorio, ma anche come me, è uno strumento che si usa per sviluppare un negativo. E appunto Vittorio ha in qualche modo iniziato la sua esperienza fotografica, che poi è diventata un'esperienza professionale, praticamente all'Licodia Eubea. Sì, il primo negativo che hai sviluppato. Avevo 14 anni. Esatto. Avevo esatto. 14 anni e mi ricordo, assieme a questi amici che mi insegnarono a sviluppare e a stampare, abbiamo fatto questa operazione durante una manifestazione di festa pasquale lì al Lico di Eubea. Quindi insomma un link che si, si crea sì. con questa città. E sì. Parliamo, sì, parliamo della mostra, parliamo anzi del progetto Gli Italiani, perché quello che noi andremo a vedere, stiamo vedendo in questi giorni, è una selezione di immagini, una bella selezione di 35 scatti del progetto Gli Italiani, ma Gli Italiani è molto più di quello, è proprio un'idea abbastanza composita e complessa, di cui però vorrei che fossi tu a parlarci. Chi sono gli italiani?
Vittorio. Allora, gli italiani, intanto l'idea degli italiani in me nasce, siamo a metà del 2017, quando praticamente mi erano saltati di seguito due film per il cinema, due film importanti. Quindi un po' anche deluso da questa cosa e un po' perché in quel momento c'era una situazione politica molto particolare, diciamo che era appena finito il governo Renzi, eccetera, eccetera. Insomma, mi andava di cercare di raccontare fotograficamente gli italiani e per fare questo ovviamente dovevo fare un grande viaggio in Italia, partendo da Bolzano e per arrivare fino a Lampedusa, passando anche per la Sardegna, e quindi si trattava di un'operazione abbastanza complessa. All'inizio pensavo di sbrigarmela in 3 mesi, invece non è stato così assolutamente, perché ci ho impiegato 3 anni, ovviamente partendo tante volte da qui, da Foligno, che è la città in cui vivo, e andando a coprire una parte d'Italia, poi ritornavo, riguardavo le foto, capivo cosa mi mancava, insomma, ci ho impiegato praticamente 3 anni, fino alla fine del 2019, e poi dopo un mese e mezzo è venuto fuori il Covid con tutto quello che sappiamo che c'è stato dopo. Gli italiani sono una popolazione bellissima. L'Italia è un posto stupendo, meraviglioso dal punto di vista ambientale, ma soprattutto dal punto di vista della comunicazione che c'è tra le persone. Comunicazione alla quale io sono stato molto attento, nel senso che oltre a fare le fotografie, ho fatto anche una parte di storytelling in cui intervisto alcuni di questi italiani, anche grazie alle nuove tecnologie che con la macchina fotografica ci consentono anche di poter fare dei filmati. Intervisto gli italiani e loro si raccontano. Cioè, praticamente nella parte interviste, che ovviamente nelle foto non si vede, ma nella parte interviste c'è un tappeto aperto dove ognuno racconta quello che vuole e mi dice quello che vuole assolutamente. Per quanto riguarda le fotografie, ovviamente io ho sempre cercato durante questo lungo viaggio di stabilire una certa empatia con le persone fotografate. Empatia che spesso avviene anche attraverso lo sguardo con le persone, nel senso che io uso una macchina fotografica molto piccola, molto poco invasiva, e quindi comunque tiro sempre fuori l'occhio dalla macchina fotografica e butto l'occhio sui soggetti che sto fotografando, e spesso si crea quello sguardo d'intesa in cui la persona che stai fotografando è come se ti dicesse: sì, ok, fammela la foto, te la concedo la foto. Poi magari ci sono anche quelli che ovviamente non gradiscono, Ecco, che si incazzano e infatti ti mandano a Vittorio, fanculo. ti volevo chiedere proprio questo, cioè noi mentre tu parli, intanto stiamo vedendo sullo schermo, scorrono alcune immagini della mostra dove si evince spesso che il soggetto ti guarda e quindi si crea un rapporto tra il soggetto e te. Ma ti è mai Sì, capitato? è importante una cosa, Lorenzo. Quando Sì. il soggetto mi guarda, io non gli è chiesto di mettersi in posa, cioè io non chiedo mai di mettere in posa, io cerco di sfruttare il momento che funziona per lo scatto. Esatto, ma ti è mai capitato di avere una reazione da parte del soggetto, magari inaspettata o qualcosa di Sì. simile? Sì, la reazione inaspettata c'è stata nel libro che si chiamerà Gli Italiani, che spero di riuscire a fare. Nel libro ci sono anche alcune foto in cui c'è il vaffanculo con gesto molto espressivo. Certo. Però in realtà Vittorio è una persona estremamente comunicativa, anche chi è in sala e magari non parla perfettamente la lingua italiana,
vede Vittorio comunicare in maniera abbastanza enfatica e chiara con gli occhi, con lo sguardo, con le mani, comunica in continuazione. Così come c'è stato il Vafa, però, ti capita invece di creare questa empatia, questo contatto che parte dalla fotografia e poi invece ti riversa la storia di una vita intera, diventa il pretesto per dialogare, per diventare il miglior amico per 5 minuti di quella persona? Ti è mai capitata anche una situazione? Assolutamente, Alessandra, hai proprio colto il segno, nel senso che è capitato di diventare addirittura amico non per 5 minuti, ma amico, ci sentiamo ancora, con alcune persone incontrate durante gli italiani, durante il giro fotografico gli italiani. Si è stabilito proprio un rapporto di vera amicizia e continuiamo a sentirci ancora oggi. Sai, ci telefoniamo. Io stavo riflettendo su una cosa. Lo scorso anno avevamo ospitato una mostra di Jay Cavallaro, che è un fotografo americano, e diceva di aver provato un particolare gusto nel fotografare in Sicilia, perché diceva che i siciliani, e qui mi sto spostando un po', sto facendo un po' di regionalismo, amano farsi fotografare, non si negano di fronte all'obiettivo. Tu pensi che ci sia una differenza, se vogliamo individuare dei mark regionali, oppure in fondo sono reazioni così varie che non si può esprimere, come dire, una definizione, diciamo, di correnti, guarda, geografiche? Io sinceramente devo dire che questo tipo di apertura nei confronti della macchina fotografica, quando ovviamente c'è l'apertura, perché poi ci sono dei momenti in cui c'è chiusura e anche timore, ma quando c'è l'apertura, io l'ho trovata da Bolzano fino a Lampedusa, alla stessa maniera. Certo, c'è da dire una cosa: in Sicilia giocavo in casa, nel senso che ovviamente ogni tanto scappava anche la parolina in dialetto, che ovviamente mette più a loro agio i siciliani, però comunque non ho trovato difficoltà in giro per tutta l'Italia nel fotografare le persone, nel fotografare la gente. Ma gli italiani sono così, gli italiani hanno il cuore grande e l'anima grande, e quindi si offrono assolutamente. Senti Vittorio, quali sono state le difficoltà di un viaggio di 2000 chilometri durato quasi 3 anni totalmente in solitaria, perché tu hai viaggiato e hai fotografato l'Italia da solo? Quali sono state le difficoltà reali? Allora, le difficoltà, ovviamente io ho avuto un po' di difficoltà in più rispetto a qualsiasi altro fotografo. Qualche difficoltà in più dovuta alla mia difficoltà motoria, che è originata da una malattia che si chiama sclerosi multipla, che ovviamente mi costringeva a muovermi utilizzando anche il bastone, quindi il bastone per appoggiarmi. Quindi comunque macchina fotografica, bastone, qualche difficoltà in più rispetto ad una persona normale l'ho avuta. Poi ci sono le difficoltà che possono incontrare tutti, che sono le difficoltà del viaggio: ti perdi 2000 volte, in 3 anni non so quante volte mi sono perso, anche perché i navigatori non sono molto, meglio la cartina che il navigatore. Il navigatore, per chi la sa usare, ogni tanto ti manda in giro e non trovi il posto. E poi ci sono state le difficoltà legate ogni tanto magari a trovare il posto dove dormire, magari non avevi prenotato in tempo, prenotavi all'ultimo momento, e quindi comunque c'era qualche difficoltà. Le difficoltà sono quelle legate al viaggio, in realtà, non alla fotografia in se stessa. Ok, io ora proporrei, se c'è qualcuno del pubblico magari vuole fare qualche domanda specifica, abbiamo un microfono a disposizione, però la prima domanda te la vorrei fare io, Vittorio.
Dicevo poco fa, tu appartieni ad una categoria di persone native analogiche, perché comunque siamo nati e cresciuti in un'epoca in cui il digitale ovviamente non c'era. Come è cambiato il modo di fotografare appunto dall'analogico al digitale? In qualche modo rimpiangi quel vecchio sistema? O il digitale, come dire, ti è venuto incontro nelle esigenze specifiche di questo viaggio, di questo reportage? Allora, il digitale ha degli effetti positivi e contemporaneamente ha anche degli effetti negativi. Allora, l'effetto positivo è quello della velocità, dell'immediatezza, ma soprattutto del risparmio a livello di costi. Quando fai un viaggio del genere, un'operazione del genere, dove comunque io avevo deciso di non dare le mie fotografie all'agenzia e vendere tramite l'agenzia, ma di fare un libro, quindi comunque non avevo nessun, non era un lavoro commissionato o pagato. Ovviamente in questo caso il digitale ti aiuta moltissimo, perché non hai bisogno di comprare rulli, sviluppare, stampare, eccetera, eccetera. Il modo di fotografare, teoricamente, per un fotografo che ha iniziato come me con l'analogico, rimane assolutamente lo stesso. Non è che nel momento in cui tu hai in mano la macchina fotografica digitale, invece di fare uno scatto, due scatti o tre scatti per ogni situazione, ne fai 500.000. No, perché comunque ragioni ancora con la mente analogica. Ovviamente chi inizia col digitale sa benissimo che mette il motorino, fa 52 scatti, in mezzo a questi 52 scatti qualcosa di buono può venire fuori. Diciamo che l'approccio, il mio approccio è rimasto sempre quello della fotografia analogica, in cui comunque dovevi ragionare, pensare, vedere l'inquadratura ancora prima di mettere l'occhio in macchina e poi non rivedere, poter rivedere solamente quando vedi i provini. Un'operazione che anche col digitale io faccio difficilmente è andarmi a rivedere gli scatti mentre sto lavorando. Proprio è una cosa che non esiste, anche perché nel momento in cui ti metti a rivedere gli scatti mentre stai scattando, magari ti perdi dei momenti importanti che potrebbero essere degli scatti molto validi. Quindi diventa una distrazione il rivedere le fotografie. Ok, io chiederei al pubblico se qualcuno ha qualche curiosità, qualche domanda anche tecnica da fare a Vittorio. Se qualcuno è curioso e ha qualche domanda. Sarebbe bello, risponderei con tanto interesse. Sì, ci sono delle mani alzate, chiediamo magari a Lorena di avvicinare il microfono. Salve. No, soltanto così, qualche curiosità sulla scelta proprio dei soggetti, cosa succedeva nel momento in cui proprio si sceglievano i soggetti, magari c'erano degli eventi particolari, non lo so, proprio il modo in cui venivano scelti. In realtà quello che succede è che spesso non sono io che scelgo i soggetti, ma sono i soggetti che scelgono me, nel senso che comunque nel momento in cui tu sei in giro con la macchina fotografica vieni attirato da qualcosa, ma da qualcuno, ma quel qualcuno in realtà è lui che sceglie te, che è strana questa cosa, è veramente questa cosa che sto dicendo è veramente strana, molto strana. Comunque, in ogni caso, allora, l'operazione si è svolta sempre in questa maniera. Ogni città che ho visitato, la prima cosa che ho fatto è stata cercare di orientarmi innanzitutto, capire dove
e cosa succede nella città, senza ancora utilizzare la macchina fotografica. Questa prima fase è una fase molto importante, perché ti rendi conto quale può essere la via del passeggio, quale può essere la via in cui si svolgono dei mercati, per esempio, insomma, i posti in cui c'è la gente che può essere interessante. A quel punto cominci a scegliere e ad isolare una parte di realtà dentro il tuo fotogramma, che è abbastanza ristretto rispetto ai 360 gradi che ci sono intorno a te. La cosa importante è guardare sempre molto, guardarsi in giro sempre moltissimo, perché comunque molto spesso succedono delle cose dietro di te, succedono delle cose sopra di te, succedono delle cose sotto di te. Quindi comunque devi essere molto, ma molto attento, come dico io sempre ai ragazzi che imparano quando faccio i workshop: dovete stare molto alle prati, nel senso che dovete avere l'occhio lungo e stare attenti a quello che succede. L'operazione è sempre così. Poi se c'è una situazione in cui capisci che c'è un evento particolare, non lo so, sei a Modena e c'è il concerto di Vasco Rossi, tre sere dopo fai in maniera tale di andare al concerto, perché comunque sicuramente puoi incontrare qualcosa di veramente utile da fotografare. Questo è un esempio. Poi certe cose ti capitano per caso. A Milano, per esempio, mentre ero in piazza Gae Aulenti, dove comunque ero stato attratto dalle architetture più che dal movimento delle persone, mi sono accorto che a un certo punto c'erano c'erano alcuni, un gruppo numeroso di ragazzi che facevano delle danze per strada lì nella piazza, ed erano ragazzi orientali di seconda generazione, quindi nati in Italia, quindi italiani a tutti gli effetti, che facevano questi balli in piazza dove esprimevano la loro arte di ballare, perché anche quella è un'arte. E allora lì è venuta fuori una foto interessante. Bene, chiediamo se c'era un'altra domanda, perché avevo visto un'altra mano alzata. Antonio. Buonasera, complimenti per il lavoro. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera. Io volevo sapere perché avete fatto in bianco e nero. La scelta allora, del bianco e nero. Bianco e nero. Scusa, un attimo, un attimo. Un attimo. Vai, continua. Le prese sono fatte in colori, immagino, o no? Tu avete fatto le prese già in bianco e nero. Grazie. Ok, allora ti spiego. Intanto il bianco e nero è una costante che mi accompagna da quando avevo 15 anni. Nella fotografia mi accompagna da quando avevo 15 anni. Ho iniziato col bianco e nero, e per me comunque fotografare vuol dire fotografare assolutamente in bianco e nero, perché dal punto di vista espressivo riesce a rendere molto meglio quello che io voglio raccontare. Quindi continuo ad usare il bianco e nero. In realtà, quando scatto, faccio una cosa: il monitor della macchina, il viewfinder della macchina fotografica elettronica, perché con la pellicola ovviamente era tutto diverso, io metto il viewfinder assolutamente in bianco e nero, quindi produco contemporaneamente due file, un file JPEG ed un file RAW. Il file RAW è assolutamente a colori e lo utilizzo solamente quando vado a stampare la fotografia. Parto dalla fotografia con tutte le informazioni, quindi a colori, e la faccio diventare una fotografia in bianco e nero. Ma quando scatto nel mirino della macchina fotografica e nel display della macchina fotografica, io vedo sempre direttamente il JPEG in bianco e nero. Quindi comunque io la foto la vedo, allora, dal punto di vista
io nella mia mente la foto la vedo già in bianco e nero, e poi quando metto l'occhio in macchina la vedo in bianco e nero perché è tutto messo in bianco e nero. Diciamo che il colore che è obbligatorio nella macchina fotografica digitale praticamente viene fuori solamente quando sviluppo i RAW per fare la stampa finale. Bene, qualche altra domanda? Bene, allora a questo punto possiamo salutare Vittorio, ringraziarlo per essere stato con noi perlomeno in video e aver abbattuto la distanza grazie ai prodigi della tecnologia, e invitare il pubblico a guardare nuovamente, guardare con occhi nuovi, certo, la mostra che è esposta qui al Teatro della Legalità dal titolo Gli Italiani, che sarà ospitata fino al 16 di ottobre per poi passare a novembre alla ex chiesa di San Benedetto e Santa Chiara. Noi a questo punto ti salutiamo. Grazie, Vittorio, ti ringraziamo. Grazie Vittorio, grazie a voi. Grazie Vittorio sono io. Grazie a voi e grazie per l'occasione che mi avete dato di esporre le fotografie. Grazie. Grazie di cuore. Ciao.